tutti cristallini e cristalline. Nel video di oggi, come leggete da titolo, andremo a spacchettare questo pacchetto che mi è arrivato dal sito Le Bimbi. Ho fatto un ordine visto che c'erano dei coloranti in offerta e li volevo. Iniziamo a fare vedere il bigliettino. Questi sono tutti i loro contatti. E questo è l'omaggino, sempre carinissimo. Non ho preso tantissime cose, però iniziamo da questa di qua, che è l'Angelina Film, e questo è il colore, cioè, no vabbè, è bellissima. Piano piano le sto prendendo in tutti i colori perché mi sono innamorata di queste ombrelline. Oh, l'ho dimenticata, nonostante l'ho presa tipo giovedì, quindi in un paio di giorni lavorativi sono arrivate tutte cose. Ho preso queste pitture per fare la glassa sopra i dolcetti o le cose in fimo che faccio, volevo provarla. Come si vede qua, ho preso la resina. Questa volta ho preso la liquidissima perché per alcune delle mie creazioni ho bisogno appunto di una resina molto molto liquida, quindi ho preso questa di qua. Levo lo scatolo e vi faccio vedere le altre cose perché è un po' scomodo. Ho preso due pacchi di catenelle. Una è argento e l'altra è oro. Visto che le avevo quasi finite, ne ho comprate due pacchi che dovrebbero essere da 10 metri l'uno. Ho preso questa vernice perché avevo già quella lucida per il fimo. Ne volevo una che non andasse a intaccare l'effetto del fimo appena cotto, ma comunque che lo protegesse. E ho preso questa qua, satinata. Ecco il motivo principale dell'ordine. Ho preso questi due coloranti perché il bianco e il nero sono i coloranti che sono più difficili in assoluto da fare. Cioè, un bianco bello coprente è difficile da trovare, quindi voglio provare questo di qua. E stessa cosa con il nero, perché io utilizzavo il colore, l'inchiostro diciamo delle stampanti, e veniva sì nero, però volevo provare qualcos'altro che magari non andasse a intaccare con i componenti della resina, perché mi accorgevo che asciugava in un po' più di tempo. E come ultimissima cosa ho preso il fimo leather. E niente, sono curiosissima anche io di provarlo, è tipo super iper morbido, guardate qua, è fantastico. Già ho tipo mille idee, sono stra super felice di averlo trovato perché va tipo a ruba. Che dire, come al solito ringrazio Elisa di Le Bimbi perché è stata gentilissima, avevo qualche dubbio anche sulla vernice e mi ha saputo consigliare qual era la migliore, sempre molto molto disponibile. Il pacco è arrivato subitissimo, praticamente in due giorni lavorativi, ed è imballato in modo impeccabile, come vedete è tutto perfetto. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, un bacio e alla prossima, ciao!